Adesso vi farò sentire appunto qualche canzone tratta da questo disco. Iniziamo proprio con una canzone emblematica e paradigmatica, che fa parte di un disco che è uscito proprio 50 anni fa, Il Nia Plus Rien, Non c'è più niente. E guarda caso, questo lavoro che è uscito ha proprio questo titolo, proprio in omaggio a questo grande disco importante di Ferré. Questa è una delle traduzioni del traduttore, diciamo, storico, autorizzato da Ferré, che è Enrico Medail, alla scuola della poesia. La poesia moderna non canta più, striscia, però ha il privilegio della distinzione. Non frequenta le parole malfamate, le ignora. Si prendono le parole con i guanti, a mestruale si preferisce periodico e si va ripetendo che certi termini medicali non dovrebbero uscire dai laboratori o dalla farmacopea. Lo snobismo scolastico che consiste nel non usare in poesia che certe parole ben definite, nel privarla di certe altre, che siano tecniche, medicali, popolari o dialettali, mi fa pensare al prestigio dei baciamano e delle vaschette lavadita. Non sono le vaschette lavadita a rendere le mani pulite. Né il baciamano fa la tenerezza. Non è la parola che fa la poesia, è la poesia che illustra la parola. Gli scrittori che fanno ricorso alle dita per sapere se tornano i conti dei piedi non sono dei poeti, sono dei dattilografi. Il poeta di oggi deve appartenere ad una casta, a un partito o al bel mondo. Il poeta che non sottomette è un uomo mutilato. La poesia è un clamore, deve essere ascoltata come la musica. Tutta la poesia, destinata a non essere che letta e rinchiusa in veste tipografica, non è ultimata. Il sesso le viene dato dalla corda vocale, così come il violino viene dato dall'archetto che lo tocca. Il riunirsi in mandrie è un segno dei tempi, del nostro tempo. Gli uomini che pensano in circolo hanno le idee curve. Le società letterarie sono ancora la società. Il pensiero messo in comune è un pensiero comune. Mozart è morto solo, accompagnato alla fossa comune da un cane e da dei fantasmi. Renoir aveva le dita rattrappite dai reumatismi. Ravel aveva un tumore che gli risucchiò di colpo tutta la musica. Beethoven era sordo. Si dovette fare la questua per seppellire Béla Bartók. Rutebeuf aveva fame. Villon rubava per mangiare. Tutti se ne fregano. L'arte non è un ufficio di antropometria. La luce non si accende che sulle tombe. Noi viviamo in un'epoca epica, ma non abbiamo più niente di epico. Si vende la musica come il sapone da barba, la stessa disperazione si vende. Non resta che trovare la formula. Tutto è pronto. I capitali, la pubblicità, la clientela. Chi dunque inventerà la disperazione? Coi nostri aerei che fregano il sole. Con i nostri magnetofoni che si ricordano delle voci ormai spente, con le nostre anime ormeggiate in mezzo alle strade, noi siamo sull'orlo del vuoto, confezionati come carne in scatola a veder passare le rivoluzioni. Non dimenticate che l'ingombrante nella morale è che si tratta sempre della morale degli altri. I canti più belli sono quelli di rivendicazione. I versi devono fare l'amore nella testa dei popoli. Alla scuola della poesia non si impara, ci si batte.